Venerdì 20 novembre, investire in 90 secondi. Dunque, partenza positiva per l'indice italiano. Ieri abbiamo parlato di una correzione imminente, qualche piccolo scricchiolio con una seduta chiusa in rosso si è vista, ma oggi il mercato sembra ripartire. In ogni caso, la mia visione di uno storno a breve rimane e quindi ritengo che sia assolutamente fisiologico che una fase di consolidamento insomma, interessi i prezzi quantomeno la prossima settimana. Adesso, con le scadenze tecniche di oggi, il mercato, fra virgolette, si ripulisce di alcuni eccessi e quindi siamo pronti a allacciare le cinture di sicurezza. In generale il mood è positivo, come vedi, 40, 37 dei 40 titoli del FTSE MIB è positivo. Oggi il tema di giornata e sui titoli bancari, in particolare in quadro Popolare Emilia Romagna e BPM, che sono rientrati al centro dell'interesse del mercato dopo che il Sole 24 Ore ha nuovamente paventato un'ipotesi di fusione fra queste due banche, che poi aprirebbe ancora una volta il risico bancario dopo Intesa UBI. E questa eventuale operazione poi ci sarebbe da sistemare solo MPS, e lì spesso si parla di UniCredit. Quindi oggi grande attenzione al settore bancario, così come guardo attentamente Atlantia. Mi aspettavo un'apertura diversa perché la dichiarazione di Di Maio, che ha chiesto di discutere la vicenda annosa ormai sul tavolo da tempo nel prossimo Consiglio di amministrazione, pensavo che penalizzasse di più i prezzi, invece il titolo è ancora qui, ma va seguito. Quindi anche oggi non ci si annoierà e ti auguro buon weekend.